E adesso per il nostro spazio dedicato ai musei d'Italia vi portiamo al monumentale Castello Orsini o dei Scalchi di Bracciano che ha riaperto proprio oggi l'inviato Adriano Montibuzzetti. Papi e sovrani, matrimoni e assedi, la grande storia si è fermata più volte sul lago di Bracciano a lambire i piedi di questo gigante di pietra, una delle più belle e imponenti dimore rinascimentali d'Europa. Il suo destino si intreccia con quello di due potenti casate, prima gli Orsini, grandi mecenati che per illeggiadrire la fortezza vi convocano talenti come il celebre Antoniazzo Romano, autore di questo splendido trionfo, poi dalla fine del Seicento gli Odescalchi che arricchiranno il castello con le loro raccolte d'arte e la preziosissima collezione di armi e armature. Sarà il principe Baldassarre Odescalchi, raffinato esteta della Roma umbertina, a riportare il castello agli antichi splendori. Baldassarre Odescalchi alla fine dell'Ottocento, grazie a Raffaello Ietti, questo straordinario architetto, restaurano in modo filologico il castello, un luogo straordinario, un palazzo che era sia una fortezza che un palazzo dove si ricevevano tante persone importanti nella storia. Personaggi come Papa Sisto IV della Rovere, in fuga dalla peste che flagellava Roma, come gli sposi Isabella de' Medici e Paolo Giordano Orsini, connubio d'amore e capitale che guarnì di sfarzosa bellezza gli enormi ambienti del maniero, e poi teste coronate come la regina Cristina di Svezia, qui ospite in vista della conversione al cattolicesimo. Luogo strategico ma anche mondano, oggi come ieri doppia anima del castello, che è opulento set per film in costume e matrimoni di VIP, ma anche e soprattutto poderosa fortezza museo con la sua armata di capolavori.